Il Friuli Venezia Giulia non è certo Cinecittà, ma negli ultimi mesi, negli ultimi anni, ci eravamo abituati un po' a vedere tante troupe cinematografiche televisive al lavoro proprio in Friuli Venezia Giulia per girare diversi film, diverse serie televisive di successo. Purtroppo il Covid ha frenato anche questo settore, anche questa attività, anche quest'attività. Ma adesso stiamo uscendo dall'emergenza. Il Friuli Venezia Giulia è pronto a ripartire anche su questo fronte. È in arrivo una produzione molto importante in regione. Le riprese inizieranno nelle prossime settimane, a fine luglio molto probabilmente. Noi siamo qui per parlare proprio di questo con il produttore di questo cortometraggio d'autore, che vado subito a salutare e a presentarvi, Giuseppe Fulcheri. Ciao Angela, buongiorno, Benvenuto grazie, nei nostri grazie per studi. l'invito. Benvenuto in Friuli Venezia Oh, Giulia. grazie, ma ormai sono quasi di casa perché è stato un impatto, un innamoramento pazzesco, ma poi possiamo parlarne. È qui che girerà tra qualche settimana questo Sì. cortometraggio d'autore dal titolo Uruguay. Non c'entra l'Uruguay, soltanto poi una meta simbolica dove la nostra protagonista mira di andare quando ritroverà la vita, ma. Tra poco racconteremo Un'esclusiva, tutto eh. su questa produzione. Prima, però, per i non esperti, per i non addetti ai lavori, quelli che le musiche solo le ascoltano, ma non vanno mai a leggere chi è l'autore di queste Ahimè, musiche, ancora così. ahimè, solo un veloce passaggio per raccontarvi chi è Giuseppe Fulcheri, compositore, autore, ha scritto tantissime canzoni Sì. nella sua carriera, Sì, beh, possiamo certo. dire così, per tanti cantanti, Danna Ox, Albano, Mina, Mina, Vazzo Rossi, Irama, Irama. per i più giovani. E poi ancora tante produzioni anche cinematografiche e televisive. Chiedo a lei di raccontare, di Diamoci del tu, ti elencare solo prego, Angela, alcune. diamoci del tu perché ormai sono Ok, un allora friulano Giuseppe, anch'io. dici tu, ricordaci solo tu qualche produzione che magari ti è rimasta anche più Produzione, nel ma una, cuore. allora di cinema chiaramente vorrei vederti ballare, dove c'è lo stesso regista in cui ho lavorato, lo stesso regista che si chiama Nicola De Orsa, che ci sarà in questo cortometraggio. Dove c'erano Giuliana Dissio, Alessandro Haber, Gianmarco Toniazzi e una Paola Barale inedita che faceva un ruolo alla Marilyn Monroe. Ed è stata un'esperienza bellissima. Per la TV ho lavorato come musicista naturalmente, colonne sonore tante, dalla Uno Bianca, Ris, insomma, tantissime produzioni. Ma siamo qua per Uruguay. Siamo qua per Uruguay, allora Giuseppe, raccontaci un po' come è nata questa idea di questo progetto che prende Allora. spunto da una storia Vera, vera. ahimè vera, ma prima di questo permettimi una cosa, Angela. Insomma, ci teniamo a ringraziare la famiglia Pozzo per la loro ospitalità, per il fatto che io sono qua a Udinese TV e proprio per questo voglio dire è una prima esclusiva su Will. Quello che ti sto raccontando non lo sa nessuno Tra e poco lo quindi sapranno in lo sapranno in molti. molti. Infatti, bene. Allora nasce che Andrea Simonella, che è qua, adesso voi È dietro le non la vedete, è dietro le quinte. quinte, che è qua, che è una giovane brillante sceneggiatrice, organizza con il cinema dei corsi di recitazione, eccetera, eccetera. Io ho partecipato che c'era Nicola De Orsola a Milano e ci siamo conosciuti. Poi lei mi ha mandato questa splendida sceneggiatura e mi ha toccato perché le donne, come si fa a maltrattare una donna, a violentare una donna? Per cui ho letto queste 15-20 pagine e mi sono innamorato di questo progetto. Da lì abbiamo cominciato. Io inizialmente pensavo di farlo, essendo piemontese, dalle parti mie. Poi, per strani motivi, arrivo in Friuli a conoscere alcuni amici, per cui non posso non citare. Il Poma, il mitico Poma che tutti Che conoscono, ti ha Alessandro il portato qua. Poma, che mi ha portato qua, che ci ha cominciato a scorrazzare a destra e a sinistra, con anche nostra grandissima amica e attrice Antonella Arlotti, quindi, che è anche qua lei oggi, e ho cominciato a girare un po' Lignano Sabbiadoro, Palmanova, il Coglio con questi vigneti che mi sembrano un po' la mia terra, ma sembrano ancora più belli di quelli piemontesi. E a quel punto ho detto, oh, forse si può Fermiamoci fare qua. qua, fermiamoci qua. Hai trovato le location giuste per Quasi questo tutte, film? siamo in continuo movimento, per cui oggi andiamo a vedere altre location, già il cast, però in tutto questo puoi anche ricordarlo tu, che mancano Sì, ancora i comparsi certo. attori e Poi magari benefattori anche, ricorderemo. benefattori, che sempre ci sta. E Sicuramente. quindi è partita questa splendida avventura che, insomma. Che adesso si sta Sì. concretizzando. Belle location, hai citato prima Lignano, dove verrà Lignano Sabbiadore, girata ringrazio, la scena brava, il vice finale. sindaco Marosa che ci farà avere i insomma, i permessi, ho visto questo faro con questo molo molto emozionante, Palmanova che ti ho detto,
c'è un pezzo di cuore ormai a Palmanova. La città stellata. Aperitivo stupendo, la città stellata. Ma dall'alto l'hai vista Palmanova? No, no. Ancora no. Portatemi. Benissimo, è molto bella anche l'immagine dall'alto di Palmanova, è quella che la contraddistingue, questa città fortezza con 9 punte. Belle location, bei posti per raccontare una però storia cruda. Una storia cruda. Ritorniamo un po' anche sulla sceneggiatura di una questo cortometraggio. È la storia di questa ragazza che per motivi di ansie particolari finisce in ospedale e lì viene drogata da un infermiere che la droga con insomma, psicofarmaci e abusa di lei per più tempo. Dopodiché la ragazza attraverso un percorso di... Insomma, psicologa riesce piano piano a superare la cosa e poi grazie a Dio poi ritrova la vita. È anche un tema abbastanza attuale, purtroppo sempre attuale. Tra l'altro proprio dalla nostra regione nei giorni scorsi è arrivato un fatto di cronaca, sì, che magari ci può aiutare a riflettere, ad affrontare anche questo argomento, quel caso di quella maglietta, di quella prenotazione è arrivata anche a Torino e anche a Roma, dove sta insomma il regista, e devo dirti che il senso anche di questo film, per me, che spero che chi è che vedrà questo film capirà che certe cose non si fanno. Ecco, tu ovviamente curi in modo particolare le musiche, sì, la colonna sonora, sì, di questo cortometraggio. È nata qui e infatti io chiederei alla regia di mandare in sottofondo anche un breve estratto di una parte. Grazie, di questa, sì, colonna sonora. Vediamo se riusciamo a sentirla, così diamo anche questa, una chicca, eh? Non questa ce l'ha anticipazione, nessuno, questa breve anticipazione. Eccola qua. A Cinigliano, perché attraverso sempre il Poma gli dicevo: senti, è stato talmente carino come mi porti qua, io devo darti qualcosa in cambio, suono per te, trovami un pianoforte, telefona, andiamo a Cinigliano, non sapevo neanche l'esistenza di Cinigliano, un posto, uno arriva, mi ospita, bellissimo, stupendo, guardo questo pianoforte muro scordato, stonatissimo, mi siedo e tra una cosa e l'altra, ottima grappa friulana, tra parentesi, quindi aiutato parecchio, mi metto là ed è venuto fuori questo. Chiamo subito questo mio grande collaboratore che sta a Napoli e il giorno dopo abbiamo quello che stai sentendo. Ma approfitto di te per, certo, chiederti come nasce una colonna sonora. Tu pensi alla storia, pensi al racconto, pensi agli attori. Come generalmente nasce? Leggo la sceneggiatura e mi faccio già in qualche modo condizionare da quello che leggo e quello che mi suggestiona una sceneggiatura. Poi mi confronto insieme sempre chiaramente al regista, che mi dà alcune indicazioni, magari alcuni temi, alcuni brani che lui immagina giusti. Quindi io cerco anche un mondo, un ambiente, alcune sonorità che possano in qualche modo essere quello che lui vuole e quello che voglio anch'io. E poi è chiaramente un lavoro che spesso poi ha a che fare con il montatore, perché sono dei tempi, quando c'è un montaggio fatto, la musica sai che deve entrare su quel gesto, su quello sguardo, su quel movimento e uscire quando invece si apre un'altra pagina. E quindi è un lavoro bello perché parte dalla prima fase e arriva poi all'ultima, perché è l'ultimo, è quello che chiude il film. Forse è più difficile scrivere una colonna sonora rispetto a una canzone, più o difficile no? Una canzone. Più difficile una canzone. Perché c'è anche perché? Il testo, è fatta di tre componenti, musica, quattro, musica, testo, arrangiamento e l'interpretazione. Ti cito un aneddoto. Maurizio Fabrizio, grandissimo amico mio, che è un grandissimo compositore, ha scritto Almeno tu nell'universo. L'ha scritta nel 1974. Per tutti gli anni successivi hanno provato a cantarla Mina, Patti Pravo, Ornella Vanoni e tutte e tre, ma no, non mi piace, non mi convince. Nel 1989 Mia Martini, la grandissima Mia Martini, la canta e diventa la canzone che oggi è. È stata in un cassetto per 15 anni e nessuno pensava che sarebbe diventato questo. Bisogna trovare appunto anche. Quindi la canzone è difficile giusto, perché deve avere l'interprete giusto al momento giusto, nel periodo storico giusto, con l'arrangiamento giusto, con il testo giusto. È molto più difficile. E poi racconti un film e un mega cortometraggio, perché è un film in 3 minuti. Certo. È una storia che deve avere 3 minuti. Tu dove ti trovi a tuo agio? In Friuli? Sì, dappertutto. No. Dicevo, dove ti trovi più a tuo agio nel mondo della musica? A me piace la creatività in generale. Mi piace poi anche cambiare, per cui magari scrivo una sceneggiatura, poi faccio delle canzoni, poi la colonna sonora, poi qualcosa per il teatro. Mi piace cambiare.
Con il teatro hai fatto anche qualcosa con Haber? L'ho fatto con Haber, ho lavorato moltissimo, ho fatto quasi sempre, cioè, tutte le musiche, canzoni che Haber ha interpretato negli anni. Ho scritto un'opera lirica insieme al grandissimo Mogol con le musiche di Gianni Bella e arrangiamenti di Jeff Wesley. Dovremmo avere anche una foto, regia, se riusciamo a recuperarla. La foto che tiri tre assieme a Gianni Bella, a Mogol. Persone a cui sono veramente molto molto legato e sono molto onorato di aver potuto lavorare con loro, perché è stata un'esperienza incredibile. Senti, a proposito di compositori, è di questi giorni la notizia della scomparsa di Ennio Morricone. So che tu lo conoscevi? Sì, ho avuto modo di conoscerlo, noi eravamo amici, però lui ha registrato sempre le sue colonne sonore in uno studio a Roma che si chiama Forum, in Piazza Euclide. Quindi ho avuto modo di, insomma, incrociarlo, ci siamo presentati. E che ti posso dire? Se ne va una delle più grandi anime musicali di sempre. Sono molto orgoglioso di essere italiano, pensando a Morricone. Viva l'Italia! Questo è vero, ma si può imparare qualcosa da questi grandi maestri? Sì, si può sempre, sempre imparare qualcosa da quelli grandi. Sempre impari qualcosa, perché solo a star lì, a vedere come lavorano, la passione che ci mettono, la disciplina, perché fatto disciplina, sacrificio è... Forse una cosa che si sottovaluta un po' tante volte, la disciplina e il sacrificio. Sì. Si punta molto spesso sulla creatività, sì, sull'originalità, senza pensare a quanto ci vuole sacrificio disciplina. E disciplina. Come il consigliere di Morandini, che ha avuto la disciplina di sopportarmi, di darmi una mano per trovare alcune location, altri luoghi, insomma, la Film Commission che ci sta aiutando, quindi abbiamo avuto un'ospitalità pazzesca. Tempo fa c'era lo slogan "ospiti di gente unica" per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. C'è un sogno a proposito di questo. Ma lo teniamo nel cassetto? Ce n'ho due. Uno, pensando sempre alla famiglia Pozzo, alla Dacia Arena, che ho visto da fuori, mi sono emozionato, poi amo il calcio, condivido gli stessi colori, ma sono piemonte. Un sogno è quello di poter eventualmente un domani, quando sarà tutto finito, poter proiettare il corto allo stadio, alla Dacia Arena, e che anche, perché no, con una grande band, con questo chitarrista, con anche sottoscritto, suonare la colonna sonora dal vivo. Sicuramente. Primo sogno. E secondo è un segreto che non posso svelarti, ma se ci rivediamo ancora poi, forse lo saprai. Perfetto, allora teniamolo lì e poi lo sveleremo più in là. Com'è stato per te questo periodo dell'emergenza coronavirus? Ha segnato drammaticamente il lavoro, naturalmente, per tutti noi che facciamo musica, arte, spettacolo in generale. Io avevo una trentina di serate, sono al 2021. È stato molto forte, perché ho passato da solo insieme a mio figlio di 16 anni e ci siamo passati un mese e mezzo come fosse una vacanza, poi, perché ormai lui esce, i ragazzi, i suoi amici, le cose, invece era costretto a stare col papà. E quindi ci siamo nutriti di cinema, videogiochi, abbiamo mangiato come due assassini, però è stato molto molto bello, perché ci ha ancora di più unito. Giuseppe, siamo in chiusura, sì, di questo nostro spazio. Allora, abbiamo detto qualcosa di Uruguay, abbiamo detto che si girerà in regione, la scena finale a Lignano, possiamo dire questo? La scena finale a Lignano, questo? E al Faro, invitiamo tutti, sarà, temo, perché si gira con una luce particolare all'alba, prestissimo, tipo 5 e mezza di mattina, chi vuol venire il benvenuto, e poi da lì la finalissima è questo battello che dal Friuli, da questa parte, verso una destinazione metaforica, simbolica, incontro alla vita. La stessa che ho trovato qui. Bene, state cercando ancora, appunto, come dicevamo prima, delle persone che possano partecipare. Sì, ma anche assistenti, vogliono venire a dare una mano, a vedere cos'è un set cinematografico. Certo, c'è una mail, uruguayproduzione@gmail.com, alla quale appunto tutte le persone che vogliono partecipare possono inviare il proprio foto, il proprio curriculum, eccetera, eccetera. Tempi di uscita, vi siete fatti un'idea? Tempi di uscita, dobbiamo confrontarci con evidentemente anche autorità, le cose, perché vogliamo fare una grande prima. Ho detto la Dacia Arena magari, per cui diciamo che dopo l'estate, certamente, quindi da settembre, ottobre, in quel periodo lì, ancora però tutto da definire. Tutto da fare. Allora, buon lavoro. Grazie mille, Angela. Non diciamo altro, non facciamo auguri, diciamo buon lavoro e grazie ancora a Giuseppe Fulcheri per essere stato con noi.